Sto andando dal mio amico Bomber che oggi ha la portabilità da Team a Fastweb. E tanto per cambiare, Fastweb non ha inviato la mail della data di portabilità. Quindi mi tocca bestemmiare, mollare tutto quel cazzo che stavo facendo e andare a fare la portabilità. Perché uno stronzo di operatore si è scordato di inviare una mail o un messaggio, quindi sti qua stamattina si sono ritrovati senza linea. Besser dam, saget nov. Bomber fa il fabbro, quindi spero che non sia arrabbiato e che non mi accolga con un manganello di metallo da picchiarmi sui glutei. Non era ancora il giorno del passaggio, c'era solo un piccolo disservizio, però ne approfitto per farvi vedere Telecom che strozza la linea. Quando sono venuto qua l'altra volta a fare il contratto avevo una linea Telecom da 30 mega in down e 3 in up, quindi vuol dire che il profilo è strozzato. Vedi, 28 mega in down, 3 in up, non supera i 3 in up, eccolo qua. Dal modem team posso vedere che la velocità massima ottenibile qua è 44 mega, quindi quando si passerà a Fastweb andrà, presumo, a 44-45 mega in down e quasi 20 in up. Poi vedremo, per 2-3 giorni cosa succede. Qua abbiamo già preparato tutto. Modem Fastweb nuovo, modem più vecchio. E il giorno della portabilità bisognerà solo spostare il filo verde che è nel buco grigio, il telefono nel buco verde e la rete dati. Finalmente abbiamo capito cosa è successo. Un tecnico in centrale ha sbagliato a collegare i fili, quindi oggi è arrivato Luigi da Bologna con la sua pandina a verificare cosa è successo, e qua c'è il suo strumento di verifica. Modem collegato finalmente dopo una settimana di madonna. Vedi dove sono le prese? Questa, cos'è quello, un ponte? Non c'è mai collegato, ma ce ne sono altre. Cosa vuol dire? La linea, ok, è collegata correttamente in centrale adesso, ma ci sono dei ponti che vanno eliminati, altrimenti la linea perde segnale. No, un bel casino, perché come fa a dare sta roba, io dico. Sai, questo è un impianto che avrà 30 anni, è stato aggiuntato, rattoppato e scasinato. Come fa a dare sta fibra, cioè? Le fibre... Oh, prima aveva comunque Telecom a 30 mega, sai, no? Il primo profilo di Telecom. 30 mega riescono a... Il telefono faccio. Ah, lui aveva il telefono faccio. Sì. Questa arriva là, là. Allora, fammi vedere la mia. E questa arancione, beh. Okay. Figata! Ok, questo qui arriva là. No. Volete, dobbiamo tagliare tutto, pertanto... Potrebbe essere questo allora il cavo che arriva da là. Vediamo se ci allinea qualcosa. Ah, bisogna provarne una alla volta. Se non peggio è un bel segno, se non peggio vuol dire che non è quella. Ah già. E questo di qua? No, è questo, aspetta. Unshake? No, non è questo, aspetta un attimo. È comunque la prima volta che ci dà un shake. Preso. Aspetta, devi fermarci. Dici che sia troppo ottimista? Certo, sì. Quindi qua ti dice la qualità della linea e a quanto si va. Vabbè, comunque il 44, massimo è 44 e 21, adesso i valori sono buoni. 45, sì. Aspetta, no, vabbè, questo è il mio modem, può darsi che non è reale, perché
A me mi interessa il 21, vedi quanto è buono, ma provo di dire se è la tua. Fammi vedere un po' il grafico, fammi vedere a me. Muoviti, vabbè dai, vedi. A luna c'ho vignolo, faccio molto bene, dai. Ok, sì, la vede, vedi? 6.3, 44 e 21. Adesso sì che ti faccio vedere il grafico. Prima invece com'era l'upload? Era 15, 14. Ah, linea bene. Buona, guarda adesso. C'è sempre il grafico che c'è il box derivato, c'è una direzione sì. Sul cavo. Questo non mi però vedi, linea buona. Bene. Certo, c'è la sua differenza. Adesso colleghiamo anche il router, vedi? Adesso va sul verde, vedi? Mi piace. Perfetto. Allora, voglio vedere un'altra cosa io. Allora, questo va con questo. Voglio vedere questo, secondo me. Sì, verde è un bel segno. Ok, allora vuol dire che... Rossa. Vabbè, adesso vuol dire di nuovo a lavorare, io chiudo, dai. Modem bianco. È sempre un bel segno il modem bianco. Vediamo quanto va. Allora, prima andavamo a 30 mega con Telecom. Sì. Con un'app di 3. Perché aveva il profilo strozzato. Adesso dovremmo andare molto più. Vacca! Quanto va? Andiamo quasi a 60. Vedi? Minchia! E 21. Prima era 45. Sì. No, ma io il mio modem intanto ci sta. No, ma anche il test che abbiamo fatto prima, come sì. Qua, era sui 45. Adesso 60. Adesso mi connetto col tuo modem. 60 e 20, sei 20. Perfetto. Ah. Io non sono mica un 5-5 e già lo so. Perfetto! No, ma se c'è un'anomalia, Non so tanto che c'è la deviazione sul cavo, ci sta. Bene! Non lo so stare qua. Allora, adesso bisogna rendere il modem uguale a quello di TIM. Altrimenti non va un cazzo. Ma in casa non va quel su. 2, 3, 1, 1, ok. Allora, che non vada con Tim non era colpa nostra, perché sì. C'è quello lì ed era come prima. Sì. Vediamo adesso se va o non va. Quindi abbiamo detto che... Infatti siamo andati su, abbiamo spento, riacceso, bla bla bla. L'1.1. Adesso ti riconfiguro il password. Il pasto solitamente va su 204. Allora 192.168.1.254. Allora, modem avanzate, LAN, siamo sull'1.1 e salva. Riabilità. Uno uno, perfetto, adesso l'ha preso. Tutto. Perfetto, 61. Vuoi chiedere ai ragazzi se si collegano?
Anzi, guardo direttamente io da qua. Stefani Wi-Fi, immagino che sia. Allora, Stefani Wi-Fi è quella sì. Che è in casa, la Anna Maria e la 2 Jet. Vabbè, Jet. Quella di Anna Maria non so come faccio ad andare. Ok, qua siamo connessi, con l'extender qua funziona, io sono collegato e vado. Sì. Allora, di là in casa? Sì. Configuriamo la wifi. Vediamo. Vediamo. Vabbè. Mettiamola di blocco, altrimenti non si vede un cazzo qua. Web, Store, Chrome. Sei online? Sei fatta? Vai a 60 mega anziché 30. Ah. E in uscita vai a 20 anziché 3. Ah, cavolo. Quindi un bel andare. Bene, dai, grazie allora. Poi ti ho messo la wifi, la password della wifi di questo uguale a questa. Ah, ok. Così non vi sbagliate. E la Michele è andata su a vedere se va quell'altra, che io non so cosa sia. Sei riuscito? No. Dopo vengo a salutarti quando è finito, bomber. Vai. Fai buono con Michele perché ha già altri figli, lei. Ottimo. Siamo in due e lei è da sola. Come facciamo? Io lo dico, ciao. Bomber, sei stato contento? Perfetto. Il numero uno, Reber. Dai, un bacino. Ciao, bene. Ciao, bello. Togliamo la deviazione, vediamo se va. Perfetto. Andata. Caga, va, ma anche Mister Zanskorder Menga. Hai visto che bella? Tanti volevano. In Garandler, al Scraner, qualche metaposta a Scrani. Al Vestonair, al Mechanic da biciclette Motorain, al Frap! Tal sessa fa al Frap, al Calculair, al Tornidor d'Allagne, al Latunair, al Ramler, al Carador, al Mulata, l'Umbraler, al Frappo, un Ether, l'Affiladora e la Tessidora, al Corder, al Luther, al Falegnam, al Sler, ah, quello che fa le selle, e al Vaser. Belli i misteri di una volta, non scondere la smenga.